Diciamo che ci sono state serate migliori, diciamo che ci sono state gioie più grandi, diciamo che in questa live reaction si divertiranno tanto quelli che non ti faranno io vedermi triste, sconsolato, ma ehi, anche questa è una cosa che amo del calcio. Io vi chiedo come sempre di supportare questo video, di mettere un mi piace, di farmi sapere se le grafiche di Twitch che ho utilizzato sono state di vostro gradimento, di seguirmi anche lì e soprattutto di scaricare OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione. Fatto, è completamente gratuito. Dato che comunque adesso si avvicina la sfida salvezza tra Juventus e Spezia, possiamo rimanere aggiornati su tutte le notizie che riguardano i bianconeri, noi, no, non lo Spezia. Prendiamola un po' in ridere, scherziamoci su, l'autoironia è una cosa che nessuno mi toglierà mai e speriamo che possano iniziare a ingranare al meglio anche i ragazzi, perché in questo momento la situazione sicuramente non è rosea. Quindi scaricate OneFootball, sostenete e supportate tutti i miei video, cerchiamo di arrivare almeno a 2000 like con questa live reaction. Sono sicuro che ci si possa riuscire. Dai, vi lascio. Eccola qua. Hey! 4-4-2, guardate come si vede bene qua. 4-4-2. Ok, Kulusevski a destra, Chiesa a sinistra, Dybala sulla destra, Morata sulla sinistra. Bene, fatti autogol Pjanic subito. Sarebbe bellissimo un autogol di Pjanic. Guardate Demiral. No, 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 no. Bonucci. Bonucci. Cosa fa Demiral? Pjanic. Sembrano partiti forti questi, eh? Non so commentare. Questa cosa non la so commentare. Imparabile. Imparabile. Ah, bravissimo Messi. Gran cambio campo. E qua è impossibile. Qua è impossibile. Non è colpa di nessuno. Qua è impossibile che non è colpa di nessuno. Colpa della sfiga. Questa è proprio colpa della sfiga. Pensa. Pensa, poi mi dicano che devi programmare, devi fare il mercato, devi fare qua, devi far là, e prendi gol così. Mi dicono che si può programmare per vincere la Champions. Ogni tanto sento dire queste cose. Dai, c'è tempo però. Fuori gioco. È assist di Cuadrado per Morata, sarà fuori gioco. Ovviamente! Ovviamente! Ha fatto gol Morata, gliel'ha data Cuadrado. Ovviamente come può finire? Ovviamente. Per forza. Forza di cose. Ce lo siamo già giocati almeno, eh? Ce lo siamo già giocati, eh? L'ha già annullato. Basta, adesso sono tutti buoni. Ce lo siamo già giocati almeno, eh? Ce lo siamo già giocati, eh? L'ha già annullato. Basta, adesso sono tutti buoni. Prima o poi si potranno sbagliare. Ah, ma qua è mano, non fuori gioco. È mano. È mano. Quindi quello del fuori gioco ancora deve arrivare. Ce lo fischieranno sicuramente. Ce lo fischieranno sicuramente. Quadrado, non passarla più a Morata, per cortesia, mai più. Tagliati le unghie, Morata. Bellissimo. Tagliati le punte dei piedi che perdi un numero. Che bel attaccante Morata, ragazzi. Bel centravanti. Migliore Bernardeschi perché non sta giocando. Paolino, fai qualcosa. Inventa. Quadrado. Sì, è bellissima! È bellissima! No, non ci credo.
No, vabbè, allora ditemi, è uno scherzo la candid camera? C'è un'altra telecamera che non è questa? Porca vacca! Porca vacca! Vabbè, basta, stacco, spengo. Ma com'è possibile questa cosa? Com'è possibile? Cioè, stiamo scherzando! Mi state prendendo per il culo! Ma dai! Ma dai! Cioè, senza VAR, Morata a pallone d'oro, quest'anno? Ah, ridiamo! Cioè, se non ridiamo, cosa facciamo? Piangiamo o commettiamo degli omicidi? Cosa facciamo? Gioca scalzo, Morata, magari? Perdi un numero. Sì, c'era il fuorigioco, indubbiamente. Però è una rottura di coglioni. Cioè, mi sono veramente spaccato le palle. Questo non mi sembrava minimamente in diretta, tra l'altro. Infatti, quando ho visto che ha tirato su il braccio, non capivo. Quello che l'ha annullato prima, effettivamente avevo il dubbio. Ed era anche mano. Questo ero veramente convinto fosse buono. Poi, veramente, sui rimpalli siamo sfigati come i cani in chiesa, eh? Dobbiamo fare picchiare dei bambini appena nati per fare gol. Mi dissocio sui bambini. Però ci faccio un pensierino, se mi dicono che facciamo gol così. Alza la testa, Chiesa, sulla testa. Fra botta si caga nelle mutande. Allora, ragazzi, andiamo a casa. Non lo so, allora andiamo a casa. Se Fra botta si caga addosso, se Kulusevski si caga addosso, se Chiesa si caga addosso, se Dybala si caga addosso, che prendessero un entero Germina e andassero a letto. Cioè, cosa vi devo dire? Bernardeschi si caga addosso. Ma cosa vi devo dire? Si cagano tutti addosso, allora. Allora fine. Deschi, De Winter, Frabotta, Portanova, Alessandro Pioriccio e Buffon. Buffon e Pinsoglio davanti. E cosa vi devo dire? Siamo questi qua stasera. Questi siamo proprio più scarsi. Ma di tanto, eh? Di tanto, eh? Ma si può fare lo stesso, dai. Si può fare lo stesso, siamo più scarsi, ma dobbiamo giocare come quelli più scarsi, di contropiede. Abbiamo fatto 19 minuti in cui non abbiamo visto il pallone, eh? Di fila. Sì! È buono! Un lancio lungo, una palla messa in mezzo, il gol. Oh, se mi annulli anche questo, mi incazzo che vengo a Torino e ti piglio a sberle. Fuori gioco anche questo, eh? Fuori gioco anche questo, eh? E fuori gioco anche questo, eh? Prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti scongiuro, ti prego. Lei non ha idea di quello che stiamo passando, direttore, la prego. In che lingua stai parlando? Di sì o no? Mi fa male le dita. Mi fanno male le dita. So che se le stacco ce lo annullano. Non dovevo farlo. Ma quanto dura? Ma devi tirare una linea, eh? La tua mamma. La tua mamma. La tua mamma. Io segno 3-1 per la Juve. Tripletta di Morata. Boh. Danilo, uno dei pochi che si salva, davvero, eh? Dove vai, Demiral? Ma dimmi dove vai, Rosso. Dimmi dove vai. Dimmi dove vai. Ma dove vai? A che pro? Per quale cazzo di motivo c'era bisogno di fare quella cosa lì? Arriva. Benissimo. Perfetto, lo diamo anche agli altri. Ma sì. Tanto, cos'altro abbiamo da perdere? Ma sì, Bernardeschi rigore. Perfetto. Ci sta anche il rigore, ma sì, ma sì. Cos'altro avevamo da perdere? Ci sta, ma sì, ma buttalo per terra, ma cioè, fatto bene. Fatto bene. Tamponato. No, è fuori area, dai. Fuori area. Peccato, ci stava il rigore. È fuori area, ma quasi quasi era meglio il rigore. Ha dato rigore? Ma scusa, ma era fuori area, eh? Il VAR qua non c'è. Era palesemente fuori area, vabbè. Tanto, cambia un cazzo. Cambia niente. Cambia veramente nulla. Io mi immagino Ronaldo in questo momento dopo che vede Bernardeschi fare una roba del genere. Fa fare gol a Messi. Me lo immagino Ronaldo sul divano, me lo immagino. Me lo immagino.
sulla sua linea di Me ne frega corsa. niente. E questo non va bene, perché un Va bene lo giocatore stesso. deve tenere Fa lo l'equilibrio. stesso. Molto Mancano triste. Chiesa, Bonucci, ovviamente Morata, anche Danilo, McKennie, Sono ma sono molto i 5 triste. uomini del... Possiamo fischiare la fine? Sono del Grazie. 3-100 e finisce qui, finisce Grazie. con la vittoria. Grazie per aver fischiato la fine di questo aborto.